con Ugo Mattei a questa serata del 26 gennaio a Bussoleno per questa fiaccolata in solidarietà con gli arrestati del movimento Notav. Anche tu qui. Beh, questa è un'ennesima manifestazione di quello che vado predicando da tempo, purtroppo non siamo in tanti a farlo, che in Italia c'è un'emergenza democratica reale. C'è una situazione molto grave di sospensione della politica, da luglio è stato dichiarato sostanzialmente Napolitano lo stato di emergenza, tutte le conseguenze prese da allora in avanti sono state all'insegna della mancanza totale di rispetto per l'ordine costituzionale. Pensiamo a come vengono passati continuamente dei decreti legge senza alcun tipo di necessità di urgenza a fondamento loro, e l'utilizzo abusivo, violento e direi fascista della carcerazione preventiva da parte della magistratura non è altro che la stessa e medesima dinamica dell'utilizzo arrogante e violento della decretazione d'urgenza. È la legge del più forte che si sta imponendo, colpisce la Valle di Susa per colpire tutto il dissenso in questo paese. Bisogna davvero lavorare tutti insieme per cercare di creare il più possibile una rete che ci difenda rispetto a questi continui soprusi. Ecco, come l'hai vista questa operazione? Un momento di forza loro o di debolezza? Perché le impressioni qua sono... Non lo so, guarda, devo dirti, io l'ho saputo tardi perché stamattina ero chiuso a studiare e l'ho saputo soltanto a mezzogiorno. Sono rimasto incredulo per un po'. Non me l'aspettavo proprio, devo dire, ingenuamente non me l'aspettavo. Poi rivalutando la giornata e soprattutto il periodo storico, alla luce anche delle varie proteste di piazza che ci sono in questo momento, probabilmente il tentativo è continuare di farsi belli con l'Europa come un governo autorevole capace di garantire l'ordine pubblico, minacciando sostanzialmente l'uso delle manette e come si dice, parlando a suocera perché nuora intenda. Quindi qui si è colpito il movimento in tutte le sue articolazioni, un movimento che è più ampio rispetto ai Notav, ma che ha nella lotta per la liberazione della Valle di Susa il suo punto topico e anche forse l'aspetto più importante di compenetrazione fra le avanguardie dei compagni e le popolazioni ordinarie, quindi un movimento potenzialmente egemonico, che in Valle di Susa è egemonico, che piaccia o meno.